Mentre si sta consumando in quest'Aula una patetica e pietosa giornata dell'ipocrisia buonista e filo immigrazionista, io voglio ricordare che in questo preciso momento stanno sbarcando sul nostro territorio 110 immigrati clandestini a Cosenza, 236 immigrati clandestini a Messina, 480 immigrati clandestini a Palermo. Sono circa 21.000 gli immigrati clandestini che sono sbarcati nei primi 4 mesi del 2015, sono circa 8.000 quelli che sono sbarcati negli ultimi 4 giorni, sono oltre 170.000 gli immigrati clandestini che sono sbarcati nel 2014, sono oltre 3.000 i morti nel Mediterraneo nel 2014 e sono oltre 500 i morti nel Mediterraneo nel 2015. Questi, Presidente, sono i numeri di una tragedia, sono i numeri di una tragedia rispetto alla quale c'è una responsabilità, c'è una grave responsabilità politica, etica e morale, e la responsabilità è da parte della sinistra, da parte del governo Monti, Letta, Renzi, da parte della Presidenza della Camera, a cui ricordiamo che lei è Presidente della Camera del Parlamento italiano e non del Parlamento africano, Presidente Boldrini. Ci sono delle responsabilità e queste responsabilità vengono condivise, sono condivise, e ci sono dei complici responsabili di questi numeri che non sono solo i partiti che ho appena citato, ma ci sono delle altre responsabilità politiche, che sono le responsabilità politiche da parte di quel partito rispetto al quale noi non prendiamo lezioni sul contrasto all'immigrazione clandestina. Non prendiamo lezioni dal collega Di Battista e dal Movimento 5 Stelle sul contrasto all'immigrazione clandestina. Perché, cari colleghi del Movimento 5 Stelle? Perché voi avete votato l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. L'emendamento l'avete proposto voi, l'avete votato. Perché avete votato contro la mozione della Lega per bloccare Mare Nostrum, caro collega Di Battista. Perché il Movimento 5 Stelle ha votato a favore dell'operazione Triton, che è la stessa medaglia dell'operazione Mare Nostrum. Perché i cittadini italiani devono sapere che il Movimento 5 Stelle ha votato per la cancellazione dei centri di identificazione ed espulsione. Perché i cittadini italiani devono sapere che il Movimento 5 Stelle ha votato per il dimezzamento dei tempi di permanenza all'interno dei CIE. Perché i cittadini italiani devono sapere che il Movimento 5 Stelle ha votato a favore della commissione d'inchiesta per tutelare i diritti degli immigrati clandestini. Lo dovete dire ai cittadini italiani. Il Movimento 5 Stelle è il partito degli immigrati clandestini. Il Movimento 5 Stelle è complice di Renzi e di Alfano sull'immigrazione clandestina. Siete i compari di Alfano, sì, siete i compari. Deputato Molteni, parli al microfono, se no non si sente. Il Movimento 5 Stelle, come Renzi e come Alfano, ha le mani sporche di sangue per i morti nel Mediterraneo e non vi lavate la coscienza con un intervento ipocrita. Ci rivolga alla Presidenza, del collega per Di Battista. Certo, Presidente, le responsabilità di Alfano e le responsabilità di Renzi sono esattamente le stesse responsabilità del Movimento 5 Stelle, anzi, del Movimento 5 Clandestini.